Questo programma è messo in onda da cari amici, da Nando Sessa bentrovati a tutti, bentrovati con i nostri viaggi del pescatore qui dalle Alpi Carniche e le Dolomiti Friulane. Siamo precisamente a Forni di Sotto, che insieme ai comuni di Forni di Sopra, Sauris, ricordiamoci sempre, di Paularo, Sappada e Forni a Voltri, hanno creato questo concetto per noi pescatori molto interessanti, per coloro i quali appassionati di trota nelle sue diverse escursioni tecniche, la cui tecnica, ringraziando Dio, ci dà bella assistenza, il supporto di Falcon con i suoi straordinari fili e Giazzui, i nostri pescatori potranno, nella pesca delle trote, nelle diverse condizioni, delle diverse appunto tecniche, da trota torrente, mosca, nei laghi, nei laghetti, questa volta a Forni di Sotto con il fiume Tagliamento. Che cosa vedremo? Che questi comuni, con una sinergia molto intelligente, hanno fatto quello di fornire all'interessato pescatore di recarsi in questo stupendo territorio dolomitico, di poter venire a pesca sapendo dove vai a pesca, sapendo che cosa peschi, sapendo di non prendere buca, attraverso la formazione di assistenti di pesca, guide di pesca, chiamiamoli come vogliamo. Che cosa viene a crearsi? Quella condizione di pesca nei periodi che vanno dalla primavera a fine estate, quando la pesca alla trota è aperta, di poter fornire di quel supporto ludico, turistico, culturale, dove vai a pesca per un po' di giorni, non magari da solo, perché non con la famiglia. Il nostro obiettivo è quello di poter offrire, oltre agli spunti tecnici e alla bella pesca, anche l'opportunità di conoscere dei territori turisticamente importanti. Lo facciamo a Forni di Sotto, conosciamo la nostra guida di pesca e poi magari con le istituzioni faremo degli approfondimenti su questi luoghi particolari, che ci diranno che cosa c'è per chi ci accompagnerà magari a pesca. Direi, andiamo. E quindi dicevo di raggiungere il nostro Deus Ex Machina, che è Igor Gortan, al quale vado subito al dunque. Dove siamo in riferimento di fiume? Che pesca facciamo? E caratteristiche del fiume. Poi andare da Orsola con i nostri protagonisti, che sono le guide. Però è importante capire, io ti vedo con le canne a mosca, due, dici perché. Allora, innanzitutto siamo sul Tagliamento, il fiume più grande della regione, il più lungo, e il fiume d'Europa che ha subito meno interventi da parte dell'uomo. Sì, è un fiume quasi totalmente naturale. E due canne da mosca, una da ninfa, una da streamer, perché cercheremo una pesca mirata al pezzo grande. Tratto è libero, si possono utilizzare qualsiasi tecnica di pesca, dalla mosca allo spinning al trota torrente. Io quindi direi, seguiamo il buon Igor e poi nel corso del nostro percorso, scusate il gioco di parole, vedremo tante cose belle di Forni, ma soprattutto delle nostre guide, come coccoleranno i nostri pescatori. A te non si dice, a me tanto te lo dico, buona pesca.
Ben ritrovati. I viaggi del pescatore oggi ci portano proprio lungo il Tagliamento. Sono in compagnia della guida Enzo, buongiorno, che ci accompagna lungo i vari tratti. Da quello che ho capito, adesso partiamo da Valle, precisamente nello specifico da Forni di Sotto, dove già mi hai fatto vedere, bellissimo essere accompagnati appunto da una guida, perché c'è una buca lì, una buca qui, quindi possiamo insidiare. Ma che tipi di pesci? Noi qua abbiamo solamente la trota. Trota, e scusa, che tecniche utilizzeremo? È la pesca a mosca. Che è quella che piace poi a Igor. E guarda, io ringrazio perché dobbiamo dire che la guida di pesca non è solo colui appunto che in questi luoghi, nella Carnia, ci accompagna solo sui fiumi, ma io sono venuta con famiglia ed è stato bellissimo aver potuto lasciare mio figlio al Baby Fantasy, dove trascorrerà la giornata in compagnia ed io mi dedicherò alla pesca e alla mia giornata. Peccato che io la pesca in fiume non la so fare. Enzo, ci dicevi che è possibile pescare in diversi tratti del Tagliamento. Questa è la parte più a valle, diciamo, del Tagliamento, che bagna Forni di Sotto. Ma è possibile risalire il fiume e andare verso monte anche? Sì, adesso possiamo andare su in località Tofat, che è una zona splendida, dove c'è un'altra struttura di pesca sportiva. E lì saranno condizioni un po' diverse da qua, perché il Tagliamento è più movimentato, diciamo, in poche parole. Quindi vedremo anche che risposta ci daranno altri tratti di questo fiume stupendo, molto naturale. Igor, tu che sei l'angler, andiamo a provare? Come dice la nostra guida, andiamo. Certo, ce lo dice sempre la guida. Quindi arrivando a monte del Tagliamento per accompagnare Igor in questi nuovi lanci, per vedere anche se questa parte superiore dà bei risultati, io provo a seguirlo con voi e quindi con le telecamere, e nel frattempo aspettiamoci i contributi di Orsola con tutte le istituzioni. Sindaco, buongiorno. Sindaco, mentre un pescatore è impegnato in una battuta di pesca alla trota in queste acque del Tagliamento, cosa offre la sua cittadina alla famiglia, ovviamente in questo caso del pescatore, per quanto riguarda attività ludico, ricreative e soprattutto anche culturali? Beh, Forni di Sotto, oltre alle proprie bellezze naturali, offre anche qualche possibilità di svago per le famiglie. Abbiamo un centro benessere, tutto nuovo, a servizio sia degli ospiti degli alberghi, dell'albergo diffuso in particolare, ma anche di chiunque voglia fruire di questa struttura. Abbiamo diverse passeggiate fatte appositamente e studiate appositamente per le famiglie e per i bambini, proprio perché esistono delle passeggiate di fondovalle che stiamo anche attrezzando proprio per dare al turista il massimo comfort. E oltre a quello abbiamo la fortuna di avere molte bellezze naturali che sono sicuramente identificabili nel Tagliamento, che offre anche la possibilità di svolgere una disciplina importante e storica come quella della pesca. Abbiamo i campanili in quota, che da qualche anno sono diventati un'ottima attrattiva, proprio perché sono unici nel proprio genere grazie ai loro colori dati da una storia geologica molto particolare. E poi, rimanendo sempre nell'ambito naturale, abbiamo un altro fiume che è un affluente del fiume Tagliamento, che è il fiume Poschiadea, che d'estate può essere proprio visitato e utilizzato facendoci il bagno proprio dalle famiglie. Quindi diciamo che mentre lo sportivo pratica la pesca, la famiglia ne ha quante ne può volere da scegliere, ecco.
Posso aggiungere non solo famiglia, perché ora in ogni famiglia c'è sempre un peloso e io infatti sono venuta con il mio Totò, quindi grazie, perché a cominciare dalla struttura alberghiera fino a quello che abbiamo potuto fare, che il comune comunque ci ha offerto, ci siamo trovati bene, quindi tutta la famiglia al completo, grazie. Ho visto che appena siamo arrivati qui, in effetti Igor ti ha detto dove pescare, cioè dove posso fare il primo lancio per quanto riguarda il tipo di pesca. Tu gli hai detto punta lì e subito il pesce è stato preso. È proprio questa la funzione, cioè accompagnate sempre in questo modo i pescatori sul tratto del fiume, indicando in questo modo? Diciamo, noi cerchiamo di accompagnarli dove si pensa che si posizioni il pesce. In certe situazioni il pesce, diciamo, sta meglio che in altre. Ho visto anche che cioè, è una vista supersonica, nel senso facilissimo vedere comunque queste acque limpidissime, vedere la trota. Però io per esempio facevo fatica tra i vari sassi e le varie colorazioni, invece tu sei andato proprio subito dritta. E ho visto adesso che ha cioè, preso e viene immediatamente rilasciato, pur essendo una zona dove assolutamente invece la preda si può trattenere. Esatto. Ah, Nando, ci sei tu? Appena Nando ha visto la boccata e la bella trota uscire. Sì, sì, ho visto. Effettivamente adesso continuo a guardare giustamente Igor, che ha ricevuto le indicazioni da Enzo. Cioè, al di là di guide, però conoscete anche il territorio, perché le trote, detto, l'ho sentito, sai, quello che tu, io l'ho sentito, ho fatto, stanno là, poi sono altre qui, le vedo molto spesso qui, e poi sono lì dove si incrociano, non ho capito niente. Poi camminando ho detto, guarda, proviamo qui, io vedo 4-5 trote, il tempo di fare un lancio, voi stavate partendo con l'intervista, boom, in diretta. Sta continuando adesso Igor su questo tratto, rimarremo ancora qua. Ancora un momentino su, poi ci spostiamo leggermente verso ancora più l'alto, che sono un 400 metri più sopra di qui. Tra una trotta e l'altra, voglio dire, dovete sorbirvi, spero che non sia una sofferenza, alcune indicazioni. Per quanto riguarda l'aspetto più importante, il coordinamento di noi altri pescatori, quando si viene qui nel Friuli, precisamente nelle Alpi Carniche, chi gestisce, chi cura o chi gioca al meglio un grande ruolo è rete d'impresa, e noi andiamo ad incontrare il presidente. Presidente, noi sentiamo così tanto spesso parlare di pacchetti di esperienze, ma in buona sostanza rete d'impresa che cosa intende per esperienze garantite, curate, coordinate? Allora, le esperienze sono tutte quella serie di attività
che noi vogliamo e ci organizziamo per proporre al turista. Io vengo a sciare, che certo. Significa? Poi? Poi devi fare l'après-ski, che vuol dire tutte quelle attività che esonerano dallo sci, quindi ti affianchiamo una guida naturalistica, una guida alpina, le attività con le ciaspe, se poi non sono le ciaspe d'inverno c'è un'attività di trekking estive, tutte quelle emozioni che non trovate in città. Certo. Perché ovviamente la montagna è unica, dovete venire qua per viverla. È vero. E solo noi possiamo offrirvi queste emozioni. E io che vengo dal mare te lo confermo. Bene, torniamo a pesca. Grazie Presidente. Prego. Ma troppo comoda così la vita. 5 passi e se l'agriturismo la palote. Sindaco, si offre tantissimo per quanto riguarda la pesca appunto nei vari tratti del fiume, ma per quanto riguarda invece attività sportive anche dedicate al resto della famiglia di un pescatore, sono rimasta colpita perché proprio a pochi passi dalla sponda del fiume, quindi immagino un papà che è lì a pescare e la famiglia in questa meravigliosa area di vita, picnic, barbecue, in più vedo anche un laghetto dedicato proprio alla pesca sportiva anche per i più piccini. Ora mi dirà meglio lei. Esatto, è proprio quello che abbiamo pensato quando abbiamo deciso di proprio progettare quest'opera a pochi passi proprio dal fiume, perché abbiamo cercato di pensare ad un'attività da poter far svolgere a chi accompagna lo sportivo a pescare in un fiume così ricco, speciale e unico, essendo il Tagliamento. E altre attività sportive che si possono svolgere sul territorio, ovviamente oltre a quelle legate al trekking sia di bassa quota che di alta quota, o alla bicicletta grazie anche alle numerose piste ciclabili forestali che portano i ciclisti fino in quota, c'è la possibilità di fruire della zona sportiva dove grazie a due campi da calcio regolamentare riusciamo ad ospitare anche numerose squadre, soprattutto
soprattutto giovanili in ritiro, e di prossima realizzazione abbiamo in progetto e partiremo fra qualche settimana la realizzazione di una palestra di arrampicata indoor, diciamo una novità unica non solo per il comune di Forlisotto o per la Carnia ma per l'intera regione, perché questa struttura si prefiggerà l'obiettivo di essere unica nel proprio genere in tutto lo scenario regionale. Ecco, quindi diciamo che di passatempo per chi accompagna lo sportivo appunto ce n'è, anche dal punto di vista sportivo. Se ne offre poi tantissime passeggiate immerse in questi boschi favolosi, quindi per chi ama trekking, giusto, aggiungo anche io che amo tantissimo camminare. Adesso amici, noi ritorniamo invece sul tratto di Fiume a Pesca. Vorrei, come dire, quasi essere un po' ripetitivo fino alla noia questa serie di viaggi del pescatore sulle Dolomiti friulane. Allo scopo, tra una trota e l'altra, tra un pesce e l'altro, quello di parlare direttamente con i nostri amici pescatori di tutta Italia, venire qui a sapere dove andare, con una serie di caratteristiche, utilità e straordinarie condizioni create dalla gestione del territorio. Questo è un aspetto importante. Molto spesso noi pescatori ci lamentiamo che siamo un po' lasciati a noi, molte cose non vanno. Beh, diciamo la verità, almeno per la parte delle acque interne, qui le istituzioni sono molto vicine a noi pescatori, e al riguardo sentiamo il contributo che ci dà una importante e autorevole istituzione regionale. Ben ritrovato, onorevole. E vorrei chiederle, il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni più autorevoli in termini di risposta di turismo, sia invernale ovviamente che anche estivo. Lei come ha accolto questo progetto dei 6 comuni carnici, che comunque ha coniugato pesca, interesse familiare e quindi al turismo? Beh, innanzitutto grazie, e poi da oggi cominciamo a chiamarci per nome, perché i ruoli istituzionali poi servono fino a un certo punto. Quello che serve è quello che state facendo, una promozione importante per la nostra regione, e quindi vi ringrazio anche a nome del Friuli Venezia Giulia, ma soprattutto della Carnia, di questi 6 comuni che hanno deciso di mettersi insieme e far conoscere il territorio ai pescatori, ma non solo, ai familiari dei pescatori, che magari approfittano di girare il nostro territorio, di conoscere le offerte storico-culturali di questo territorio. Quindi è un momento talmente importante, e il lavoro che state facendo è fondamentale per far conoscere questo territorio, ma soprattutto il Friuli Venezia Giulia, non solo la regione, ma alcune peculiarità, in questo caso della montagna. Ma il Friuli Venezia Giulia è conosciuto per i mari, per i monti, per i loro fiumi e soprattutto anche per il mare. Quindi abbiamo un'offerta talmente ampia che grazie a questi percorsi si inizia a far conoscere la regione al di fuori dei confini regionali. Io spero anche al di fuori dei confini nazionali. La Carnia è un territorio montano dove si pesca sicuramente, ma ci sono dei prodotti importanti, dal turismo all'agricoltura, per esempio i formaggi, i salumi, la possibilità di andare a sciare, la possibilità di andare in bicicletta. Il Giro d'Italia, per esempio, che ha fatto e fa conoscere il Friuli Venezia Giulia nel mondo, dà la possibilità a chi decide di venire in Carnia di poter andare a pescare, ma soprattutto di conoscere tutto quello che offriamo e magari girare tutta la regione con la bicicletta. Questa è una delle grandi potenzialità che la nostra regione ha.
Quindi viva la Carnia, basta venire qua e provare tutto ciò che a questo punto Stefano ci daremo del tuo, ormai siamo ormai frequentatori della Carnia, a noi fa tanto piacere tornare qua. Alla prossima anche a voi. Grazie, a presto in Carnia. E per i viaggi del pescatore la sezione, quella la parte lunga di cui dobbiamo ringraziare i fili famosi, che io li chiamo così, perché nel Friuli è molto importante il rapporto pescatore-falcono, questo me lo confermava già in altre pescate il buon Igor ed altri pescatori, quindi grazie alla Falcon e alla Tica che ci hanno sostenuto per la parte tecnica. Però io vorrei andare su alcuni aspetti di natura proprio tecnica, la pesca a mosca, e ne voglio parlare con Igor, che è un espertissimo di pesca a mosca e non solo, ma del come obiettivo quello di conoscere i fiumi importanti e che danno grande risposta. Il tagliamento a Forni di Sotto, a tuo avviso come moschista, che cos'è? È un tratto favoloso. All'apparenza sembra, chiamiamolo, un'autostrada, una corsia di corrente impetuosa con qualche piccola spianata. Facendo la tecnica della mosca secca incomincia a diventare molto tecnico, perché dobbiamo cominciare ad utilizzare mosche per acque correnti, dobbiamo fare lanci molto lunghi, perché comunque il livello dell'acqua è bassa e il pesce da lontano ti vede, e di conseguenza abbiamo spazi veramente limitati per poter far lavorare le nostre mosche, farle lavorare al meglio se naturalmente vogliamo avere le nostre catture. Io a te Igor, principalmente insieme ai sei comuni che hanno creato, partorito questa idea, che in buona sostanza è la tua idea, questa iniziativa che porta a essere il Friuli Venezia Giulia attraverso la Carnia, i comuni delle Alpi Dolomitiche, a essere i primi in Italia a creare questa importante condizione di pesca per il pescatore, non trascurando le persone che di solito a casa noi spesso lasciamo, che sono figli, fidanzate, mogli. Quindi un'idea straordinaria, ti va dato atto, e che ha inventato questa cosa. Grazie Igor, quest'uomo ha creato questa bella idea pensando alla famiglia dei pescatori e non solo ai pescatori. Sei d'accordo, Orsola? Certo, Nando, concordo, però non dobbiamo perdere di vista poi quello che invece è stato il fulcro, ed è il fulcro di questo progetto delle Alpi Carniche e di questi sei comuni, e le nostre guide, le guide del territorio, che comunque ci accompagnano, ci accompagneranno lungo i corsi d'acqua, nei laghi, laghetti, tutto quello in breve che questi paesi carnici ci offrono. Ringrazio oggi te, Enzo, che ci ha accompagnato appunto in questa bellissima esperienza nelle acque di Forni di Sotto. Grazie a voi e a chi verrà a pescare queste acque meravigliose. Grazie ancora a te e amici. Adesso sicuramente vi porto in un posto che piace a Nando. Sarò ripetitiva, ma si va a mangiare e quindi a scoprire quella che è la gastronomia di Forni di Sotto. Buonasera, buonasera cara Chiara, ciao. Grazie. Buonasera. Dopo una lunga, bella, ma diciamo anche impegnativa giornata di pesca, non si può fare a meno di venire a pranzo, a cena, alla trattoria alle Fontane. Chiara, cosa ci hai preparato? Questa sera vi vogliamo deliziare con questi nostri piatti tipici. Abbiamo un minestrone di orzo e fagioli preparato secondo la ricetta della nonna, e con prodotti locali, quindi quello che dà il territorio. E a me? A Nando invece abbiamo messo una bella fetta di polenta appena preparata, con del salame di puro suino nostrano, cotto nell'aceto, con la cipolla caramellata. Ecco questo bel profumo. Ecco. Poi c'è il cappuccio con le cicciole. Le cicciole. E sul bordo del piatto c'è il radicchio di montagna, un'erba spontanea. Io direi di passare subito a degustare queste prelibatezze. Prima di degustare, Nando, io direi che qui siamo abituati a farci un thai, quindi un brindisi. E poi si mangia. Cin cin. Questo programma è stato messo in onda da